Ed è domenica. Hai salvato Naoto, ecco. Cosa potresti fare oggi? Intanto guardiamo il programma, ecco esatto. Sai cos'è che non ho fatto nonostante sia stato ore dentro la TV? Andare negli altri dungeon a prendere gli oggetti. Non che alla fine ci freghi realmente qualcosa. Però, solo per voi catena ritorsiva, una catena con messa a terra. Che meraviglia, non credo ai miei occhi. Messa a terra, quindi potrebbe ridurci il danno elettrico? Più catena, sì. Più soma per uno. Ah, la soma è buona, più acqua purificante. La soma è buona, però... se devo proprio scegliere, almeno vediamo cosa fa la catena. Perché se fosse tipo annulla elettrico... Potremmo darlo a Yosuke oppure a Teddy. È domenica. Tu guardati pure Power Ranger. Quanti mancano le verdure? Un giorno solo, Aspetta, cos'è che avevo piantato? La melanzana, ok. Se riuscissimo ad avere più di una melanzana, comunque non mi farebbe schifo, Allora, ciao. C'è anche Rise, che sicuramente è un'ottima scelta, che dobbiamo aumentarla. Vediamo quanto facciamo vendendo tutta la roba all'amico qui. 390. Non male, dai. Andare in motorino è l'equivalente di andare al pub in Persona 5 e ti fa prendere alcune abilità. Questo vuol dire che secondo me alcuni personaggi tipo Kanji imparano abilità un po' meno utili. Gente come lei, che è l'equivalente di Han, potrebbe imparare roba molto utile tipo concentrazione. E non sarebbe male per un personaggio come lei. Però dobbiamo un attimo... accorciare i tempi. Dobbiamo prima di tutto occuparci di tutti i companion. Poi il motorino ci pensiamo. Siamo solamente a settembre. Secondo me ce la possiamo fare. Andiamo prima con Rise, che è quella che a parer mio ci può dare molti più bonus al momento. Raphael, senti, si rafforzerà presto. Vuoi passare la giornata con Rise? Certo. Dove andiamo? Dovunque tu voglia, tesorino. Ancora qui, ovviamente, di fronte alla stazione di Okina. Rise ti ha invitato per andare a fare shopping. Oggi faremo compere per te. Ti troverò il miglior outfit di sempre, per cui preparati. Conosco già la maggior parte dei negozi. Il primo è laggiù. Oh, quell'annuncio. Bene, così Kanami è la sua nuova ragazza immagine. Oh, su quel cartello c'è una ragazza che lavorava con me in agenzia, Kanami Mashita, era la mia kawaii. Davvero carina, si vedeva che poteva sfondare. È un bene, no? Oh, sì. Se un'altra ragazza sfonda, l'agenzia mi lascerà in pace. Rise sta sorridendo. Ehi, quella è Risette. Senti per caso una conversazione tra alcuni adolescenti. Cavoli, Kanami è proprio carina. Assurdo che faccia ancora le medie. Lei sì che è vera, mica Risette. Wow, ma proprio il caso che appare qualcuno dietro che parla proprio male di te in quell'esatto momento in cui tu sei lì. Wow. A metà tra una sorellina e la ragazza della porta accanto. Proprio il tipo di ragazza che vorrei proteggere. Must protect. Oh no. Adesso vorrei pattarla in testa per farla stare tranquilla. Ecco, esatto. Sì, certo, io non sono vera. Era il ruolo che interpretavo. Pura finzione, in ogni suo aspetto. Ehi, anche tutto ciò che circonda Kanami è messo in scena. Poverina. Oh. Andiamo a casa, senpai. Non voglio più restare qui. E i miei vestiti? Sulla banchina del fiume Sanegawa. Rise ti ha riportato qui. Oh. Senpai, sei felice? Ti piace stare con me, così come siamo adesso? Ti piace avere una kawaii così carina, vero? Sono una ex idol, dopo tutto. Come se quella cosa importasse davvero. Oh, certo che no. Che sta dicendo? Tu mi vedi come Rise, giusto? La vera me. Rise sembra agitata per qualche motivo. Scusa per oggi. Ero solo irritata. Ti ho trascinato fino ad Okina per poi tornarcene qui senza fare niente. Mi dispiace davvero. Oh, fratellone, Rise-chan. Oh, Nanako-chan, vai a casa. Sì. Oh, giusto. Ehi, Nanako-chan. Bene, per caso conosci Kanami Mashita? Kanami Mashita. Intendi Kanamin? Sì, la conosco. Piace ad alcuni dei miei amici. Ma io gli dico Rise-chan è molto meglio. Davvero? Grazie. Ma sono completamente diversa da come mi vedi in TV. Chissà che delusione. No, mi piaci. Oh, grazie. Ma quindi ti piace la me di qui, eh? La me?
Non sei Rise-chan e basta. Mi piaci tu, tutto qui. Adesso si mette a piangere. Grazie, Nanako-chan. Anche tu mi piaci. Sì. Oh, vanno d'accordissimo tutte e due. Oh, sta per cominciare il programma. Scappa a casa. Iniziano i Power Ranger, l'ennesima puntata. Rise-chan e basta, eh. Come mi è saltato in mente di fare certe domande a Nanako-chan? Ah, Risetta. Mi sono ritirata proprio per smettere di pensare a certe cose. Non mi manca il mondo dello spettacolo. Non voglio tornarci, perché mai dovrei sacrificare la vera me stessa. Voglio solo diventare una Rise affidabile per tutti quelli che mi capiscono davvero. Tipo te, senpai. È quella la me che voglio essere, la verità. Percepisci la determinazione di Rise. Senti di comprenderla un po' meglio. Ma più che altro, scusami, potresti comunque farlo ed essere la vera te stessa in TV? Potresti fare entrambe le cose? Nessuno ti direbbe il contrario. Vediamo. Rise ti curerà periodicamente in battaglia in vari modi. Grazie. Oggi me la sono un po' presa quando ho sentito dei ragazzini parlare di Kanami. Di sicuro mi passerà entro domani. Rise sembra impotente. Proviamo a riderci su allora. Non hai abbastanza coraggio, vaffanculo. Avviciniamoci a lei. Fermo, senpai. Anche se forse sono dell'umore per starti più vicino. Oh, vabbè, bastava anche quello. Scusa se sono stata egoista oggi. Quando lavoravo incontravo tante persone, ma mi mancava il tempo per conoscerne altri al di fuori del lavoro. Ero così ingabbiata. E quando restavo sola, lo ero davvero. Qualunque cosa pensassi, dovevo tenerla per me. Quindi, ora, non voglio restare sola. Resta con me, solo un altro po'. Oh, patata. È per quello che dicevo che Rise, secondo me, è la canon di questo gioco, o meglio di questa storia, per il semplice fatto che alla fine è quella che proprio lo dimostra palese palese fin dall'inizio. Ok, tu non sei pronta, tu non c'hai nulla. Vediamo se qualcuno stasera fuori è disponibile, ma ne dubito altamente. Allora, c'è Yukiko, ma per quanto sempre stronzo da dire, non ci serve. Signora, le ho portato delle gemme, sei contenta? Mi sa che non ho nulla di buono qui, vero? Ciao tesoro. Oh, però credo che passerò la serata a fare le verdure, visto che le melanzane perlomeno. Signora, salve, da quanto tempo? Un Ayu Genji. Azz, non ce l'ho, li ho finiti tutti per il gatto. Gliel'avrei dato volentieri. Va bene, andiamo a fare le mulinciane insieme alla famiglia. Anche se, potrei anche leggere. Certo, non sono indispensabili, per carità, però sono perlomeno una sicurezza in più contro le insta-kill. Quindi averne qualcuna di più, diciamo, non ci fa schifo. Andiamo sul sicuro così. Lunedì, ah, è festa, per caso? Oggi è la giornata degli anziani, è il giorno libero. Ed ecco quale piantina, infatti. E piantiamo il melone a questo giro. Altre melanzane, grazie signora. Oh, c'è Rise. Ecco, Rise, ho interesse a portarla in giro al motorino, perché essendo l'equivalente di Futaba, potrebbe ottenere dei bonus buoni. Però prima vediamo chi è disponibile. Merda, c'è Adachi però. Ah, Adachi. No, però Rise non apparirà ogni giorno. Adachi, adesso che abbiamo più tempo libero, c'è più possibilità che appaia. Se Rise ottiene un potenziamento buono, lasciamo lei. Se non ottiene niente di che, torniamo indietro nel tempo e usiamo appunto il nostro tempo con Adachi. Andiamo alle terme. Addirittura. Una gitarella alle sergenti termali, sembra divertente. Scusami se non ho letto nulla di quello che hai detto, ma ero concentrato a dire tutt'altro. È bello prendersi una giornata per rilassarsi un po' una volta ogni tanto. E se non c'è troppa gente, potremmo persino parlare attraverso il divisorio. Che patata, andiamo alle terme, dai. Dio mio. Ma dai, alle terme. Sei venuto qui con Rise. Senti una voce provenire dalla vasca delle donne. Senpai, sei lì? Da questa parte non c'è nessuno da parte me. È enorme, mi sento come se avessi prenotato l'intera vasca. Che bello. È così grande che potremmo starci insieme. Scherzo. No, non scherzi. Ti sei goduto le terme con Rise. Senti che è il momento ideale per un discorso profondo con Rise. Decidi di parlare del futuro. Yeah.
Anche perché del passato non è che c'è molto da dire. Non è che ha dimenticato qualche abilità. In futuro vorrei stare con te e... Ah, non è questo che intendevi? Allora, beh... Decidi di parlare del futuro con Rise. Qualcosa in Rise è cambiato. La forza dell'assalto con Rise è aumentata. Buono, buono, perché... Quell'assalto lì ci ha salvato veramente il culo alcune volte. O meglio, non è che ci ha salvato, però è stato molto utile per chiudere le battaglie molto più in fretta. Ci sta, come potenziamento... Tutto riguadagnato. Ah, patata. Tanto lunedì l'ospedale non c'è. Dobbiamo vedere. Abbiamo una giustizia. Ci abbiamo trono. Si rafforzerà presto. A quanto siamo? Livello 8. Ah, quasi finito. In teoria a rango 9 parlano da soli. Quindi sono anche contento. Passiamo il tempo con Nanako. Vai, patata. Parla tu. お父さんに返したんだ。お父さん優しい顔でちょっと笑ったよ。ねえお兄ちゃん。ねえお兄ちゃん。お父さん大好き。 lo so. E anche lui te ne vuole. Nanako もそう思う. Eh beh, dopo la scena dell'altra volta che si è diventati una famiglia con la torta, ci credo anch'io. お花摘んだことを忘れてなかったよ。お前も覚えてたのかって嬉しそうだった。お父さんは Brava Nanako. Già, ha ancora te, quindi non è solo. Nanako sorride vigorosamente, proprio. Nanako, sorride felicissima. Attraverso quella gioia percepisci il vostro legame si è rafforzato. Guarda, sono contento Nanako, anche perché al prossimo otteniamo la persona definitiva di giustizia, che non so quale possa essere, e abbiamo completato anche un altro confident. È quasi ora della nanna per Nanako, cosa vuoi fare? Giochiamo un po' con lei, dai. Va bene. Nanako sembra felicissima, decidi di giocare un po' a carte con lei. Si è fatto tardi, per cui metti letto, Nanako, e torni in camera tua. Ma a parte che in Giappone ne hanno di feste per stare a casa, tipo la cosa dei vecchi, quella dell'altra volta, ne hanno di festività. Certo, durano molto di più le lezioni a scuola, però... Oh, Star-san, ciao. Hai un po' di tempo libero oggi. Se ti va di fare qualcosa, mi trovi vicino al negozio di alcolici. Forse dovresti uscire con Naoki dopo le lezioni. Sì, potrei farlo. Oh, buon pomeriggio! Come sicuramente saprete, ieri era la giornata degli anziani. Vi siete presi cura dei vostri vecchi? Io sì, mia nonna ha più di 90 anni, ma ci dà ancora dentro giocando a Gate Ball. Ok. Supererà sicuramente i 100. Cavoli, ormai c'è quasi. Le auguro di raggiungere quel grandioso traguardo. Muore l'anno prossimo. Oh, Phoenix, tu sei un ragazzo di città, dovresti saperlo. Come si chiama qualcuno che è a cavallo dei 90 e i 100 anni? Un novantenne. Cioè, che cazzo di domanda è? Wow, il tuo cervello mi stupisce sempre, Star. Sei legato ai tuoi nonni? Un novantenne, qualcuno che ha almeno 90 anni. Me l'ha detto il professor Osoi, interessante, eh? Wow. Cioè, hai dovuto fartelo dire da qualcun altro che un novantenne è uno sui 90? Ehi, perché non impariamo il gateball? Così potrete giocarlo con i vostri nonni. Hai risposto correttamente. Oh, finalmente. C'è voluto lui per farmela aumentare la conoscenza, Cristo santo. Allora, c'è Yumi, che è da un po' che non ci stiamo più andando, ma ci sono anche loro che... andiamo a vedere di sotto se ci sono i nostri companion prima. Allora, c'è Yukiko, che però è a posto, non c'è Rise, non c'è Kanji. Ok, una giornata libera, insomma. C'è Adachi, e direi di fare lui. Ah, però aspetta, fermo un attimo, scusami. Sempre curiosità mia, voglio vedere cosa ha fatto la gente oggi. Club sportivo, dritto a casa, club sportivo, Naoki. Ok, Adachi, io e te. Oh, sei tu. Sei la mia salvezza, ti va di parlare? Così sembrerà che stia... lascia perdere. Sembra che Adachi stia battendo la fiacca. Si rafforzerà presto. Dai. Sei davvero il nipote di Jojima-san, sei fin troppo simpatico. Sorride maliziosamente. Adachi. Certo che devi avere di tempo libero, continua a vederti in giro. Ma in fondo non deve essere così strano per un liceale. Goditi la vita finché puoi. Ho già abbastanza impegni, grazie. Ah, davvero? Beh, non potrei avere chissà quali impegni, su via, sei solo un ragazzino. Vedrai, quando sarai nel mondo del lavoro, ti toccherà parlare con delle vecchie signore, poi... Oh cazzo, eccola lì.
Dove sarà finito, Choro-chan? Maitana. Oddio, non di nuovo. Mi avrà portato dell'altro nimono. Eccomi, mamma. Hai finito di fare shopping? Ma certo, andiamo a casa. Erano anni che non tornavi. Devo... Oh, ma salve, detective. Toru-chan, lui è Adachi-chan. È un detective della polizia. Salve, ho saputo che è stato molto gentile con mia madre. Lui è Toru, mio figlio, è venuto a trovarmi. Beh, in realtà sono qui per lavoro. Tra qualche giorno dovrò partire di nuovo. Ah, così farai triste questa povera vecchietta, caro. Però è bello sapere che sei di grande lavoratore. Toru-chan lavora per una grossa azienda. Fa un sacco di viaggi di lavoro all'estero. È così giovane, eppure già un manager. Dai, mamma, probabilmente stiamo intralciando il suo lavoro. Andiamo a casa, ok? Li senti ancora parlare mentre si allontanano. Ti preparerò il piatto preferito, il nimono. Fantastico, ricordati che la radice di loto mi piace un po' più dura. Ma certo, caro. Le voci svaniscono in lontananza. Se non altro oggi non tocca a me. Oh no, è triste ora. Allora lui è quello vero. Non mi somiglia per niente. Non abbiamo neanche la stessa età. Mi sa che l'unica cosa che abbiamo in comune è il nome. Ma finché ci sarà lui da queste parti non sarò costretto a parlarle. Quindi direi che è un sollievo. Patetica vecchiaccia. La cosa ti intristisce? Io, triste. E perché? Adachi sorride. A me piace stare da solo. È facile e mi permette di fare quello che voglio. Non posso darti torto. Sei così freddo per essere un ragazzino. Però credo che sia un approccio più intelligente. Non ci si può circondare di persone e dispiacersi per loro ogni volta che hanno un problema. Non ti posso dare torto neanche su quello, purtroppo. Senti di poter comprendere Adachi un po' meglio. Adachi, livello 6. La finta sociale, livello 6, giullare migliorato. Oi. Adachi, ecco dov'eri. Wow, Dojima-san. Eh? Ci sei anche tu? Non stare qui a perdere tempo con i ragazzini del liceo. Andiamo. Scusa se ti ho trattenuto, va pure a casa. Un momento, Dojima-san. Ma si è scusato per me? Beh, ci vediamo. Dojima-san mi aspetta. Hai guardato Adachi allontanarsi per tornare al lavoro e ti sei avviato verso casa. Tadema. Bentornata a casa. Hanno portato una cosa per te, te l'ho messa sul tavolo. Il regalo di grandi affari di Tanaka. La polvere dell'anima. 50 SP, ci siamo sprecati oggi, eh? Mannaggia a voi con tutti i soldi che vi ho dato. Allora, altro confidant da completare. Nanako, vai. Aspetta, non era pronto, vero? Non è ancora pronto. Aia, Nanako, aia. Ti voglio bene, Oni-chan ti ama, però cacchio, se mi fai perdere la serata così, un po' ci rimango male. Io farei una lettura del libro delle piante, ti dirò. Pure potrei fare sto modellino delle palle, è vero anche quello. Così ci togliamo dalle scatole la missione. Per poter catturare più insetti, ecco, questo non sarebbe male per davvero perché dovremmo farlo. Però farei questo qua del giardinaggio. Certo, gli insetti non li abbiamo ancora toccati, è vero, però dovremmo, perché alcuni pesci mi sa che si catturano solamente con certi tipi di insetti e dobbiamo anche trovare la canna da pesca, quella per il mare, Kanji, eccolo qui. Ehi, senpai, sei impegnato dopo la scuola, vorrei fare qualcosa, pensaci, ok? Va bene, te lo farò sapere. 3, 2, 1, arriva qualcun altro? No. Allora, quindi oggi c'è Kanji disponibile, che non sarebbe male da completare. Andiamo da Kanji, che così arriviamo quasi a completare anche lui, si rafforzerà presto, vai. E vai, Kanji sembra felice. Allora, che ne dici di andare a mangiare qualcosa? Certo. Mi piace qui. Chie Senpai dice che qui fanno un Nikudon clamoroso. Beh, lei è l'esperta. Ecco, e quando mai? Sei Kanji Tatsumi, giusto? Avrei bisogno di parlarti. Huh? Eh? Beh, io no. Vieni con me. Hai per caso un mandato? Sei un grande senpai. Kanji sembra felice. Ah, sei il ragazzino che ultimamente frequenta Tatsumi. Capisco, dunque siete in combutta. Ora! E anche se ci frequentassimo, che problemi hai? Sapete che da queste parti circola un gruppo di bulli, vero? C'è stato detto che hai minacciato un bambino della collina vicino al fiume. Minacciato? Un bambino? Oh, lui! Dunque lo metti, senza un briciolo di rimorso. È stato gentile con lui. Senpai, Kanji non vuole che tu risponda.
Ora venite con me alla stazione di polizia. Yamero! Aspetta un momento, il senpai non c'entra nulla. Oh, signore, che stai facendo? Conosci questi ragazzi, giovanotto? Come vi siete conosciuti? Credo che stiano mentendo. What? Che accidenti racconti a quel bambino? E tu saresti un poliziotto? Cos'è? Ma perché hanno fatto queste traduzioni del culo? Questo ragazzo ti ha questo qualcosa. Cosa? Per esempio ti ha detto di aver perso i propri soldi? Va bene. Hai perso i soldi, signore. Puoi prenderne un po' dei miei. Proprio come pensavo. Non è... Oh, sono venuto per darti i biscotti che la mamma ha preparato per ringraziarti. Pensavo di lasciarli di nascosto da Tatsumi Tessuti, ma ci siamo incontrati. Ringraziare? Ringraziare per cosa? Ha fatto degli amigurumi, un coniglio, un gatto e tanti altri. È davvero bravo. Amigurumi? E li avrebbe fatti Tatsumi? Che mucchio di... Questa non me l'avevo. Beh, dovrebbe. Senpai, ho capito, so cosa fare. Kanji ha annuito con convinzione. Ok, statemi bene a sentire, è tutto vero. Ho fatto degli amigurumi per il bambino. Contando quelli per i suoi amici e per sua madre, erano 8 in totale. Sappiate una cosa, sono così teneri che potrebbero farvi morire di diabete. Che c'è, volete che vi insegni come farli, eh? Che cosa? Stai per dire che non è una cosa adatta per me, vero? Avanti, ridi pure, maledizione. Sai che me ne frega, ci sono abituato. Ma la cosa importante è che non ho intenzione di far passare il senpai e questo bambino per dei bugiardi. Ehi tu, hai un bottone allentato. Posso sistemarlo, hai capito? Oh, ciao. Agente, cosa vuole del mio kanji? Oh, ecco signore, in questa zona ci sono stati molti casi di bullismo, quindi... Kanji non c'entra nulla. Mamma! Non farebbe mai nulla del genere. Sarà anche stupido e irascibile, ma è un ragazzo forte e gentile. L'altro giorno mi ha persino mostrato i suoi amigurumi dicendo che potevo metterli in vendita nel negozio. Ehi, vecchia strega, che cavolo dici? Ancora sto pensando. Donna, dacci una mano. Dio mio, non parlare così a tua madre. Chiediamo scusa, con permesso. Mamma, credi più a me che alla polizia. Non faresti mai nulla del genere, una madre lo sa. Ora devo preparare la cena. Non abbuffarti d'aia prima di tornare a casa. Beh, tanto i biscotti ora. Io... Signore, stai piangendo? No, non sto piangendo. Questo è Moccio, sono raffreddato. Vuoi ammalarti anche tu, eh? Sembra che Kanji sia maturato. Senti che il tuo legame con Kanji si è rafforzato ulteriormente. Sono raffreddato, va bene. Mamma mia. Però la polizia è veramente stronza, nel senso... Rigenerazione 3. Oddio, non è male però. Credo che toglierò... Zio Dain. Lascio quello per tutti. Non è fondamentale rigenerazione effettivamente, però perlomeno si ricarica piano piano. Senpai, io oltre alla freddura credo di essermi preso un bel mal di gola. Maledizione, continua a colarmi il naso. Un poverino. Hai aspettato che Kanji si calmasse e poi sei tornato a casa. No, patatone. Bello biondino così sulla carapuna. Bentornato. Oggi sono stata a fare compere. Il frigo è pieno di cose da mangiare. Hanno portato una cosa per te. Tutto oggi. Catena ritorsiva più zuppa pesante più uno sticker premio. Oggi puoi lavorare come custode. Allora, tu sei pronta? Ovviamente no, perché ieri ho letto, che sono scemo. Allora Nanako, ti lascio un attimo qui da parte. Aspettiamo le piantine, così nel caso facciamo le piante assieme. E così queste serate le sfrutto insieme all'infermiera. Ogni volta che vedo Lilith mi ricorda il cattivo finale del primo Ghostbusters. E andiamo a fare il l'addetto all'ospedale, anche se non è pronto ad aumentare. Ma con lei purtroppo non abbiamo altri modi di farlo se non in questo modo, quindi vai per forza. La stanza vuota dell'ospedale, stanza liberata di recente, il tuo coraggio aumenta, ovviamente. Ma non abbastanza. Che si fa oggi? Io, te, su quel letto, subito. Zoccolona. Senti che il vostro legame si rafforzerà presto. Hai guadagnato 6.500 yen. È aumentata la mia paga, era 5.000 prima. E... Yumi. No, di nuovo Kanji. Beh, non mi dispiace. Ehi, senpai. Hai da fare dopo la scuola? Ho voglia di fare un giro. Beh, pensaci, ok? Va bene.
Dipende se c'è qualcun altro libero tipo Rise o simili, però effettivamente dovremmo fare anche Kanji, visto che ci ha detto che è disponibile. Tu che ci fai qua? Allora, amici dello sport, Yumi, Ai e Rise non c'è. Tutto come previsto, hai ottenuto statua di Neko Shogun, dopo fin troppi tentativi. Visto che andiamo un attimo nel laboratorio, andiamo un secondo al piano di sopra. Volevo vedere se il tizio qua delle armi gli interessa qualcosa di quello che abbiamo. Un pugno sbronzo, ma è davvero potente. Mi hai già conquistato. Ok, quindi anche i nostri companion ha interesse lui per le nostre armi. Per favore, scambia quel pugno sbronzo con l'arma che ho realizzato. Vai, un pallone da spiaggia. Davvero, grazie mille, non si accettano restituzioni. Oh, non ti ringrazierò mai abbastanza, continuerò a fare del mio meglio. Wow, 172,98, sfinimento medio, non è male. Ah, in città c'è Rise però. Oh, niente, io direi di passare il tempo con lei, visto che ci può dare qualche bonus utile. Avere uno scooter è fantastico. All'inizio pensavo di usarlo solo per girare in città, perciò mettevo poca benzina. Ma è così divertente che ho dovuto fare il pieno. Ehi, vuoi venire con me da qualche parte? Sembra che Rise voglia andare da qualche parte, ci stai? Andiamo alle terme, di nuovo. Una gitarella alle sorgenti termali, sembra divertente. È bello prendersi una giornata per rilassarsi un po' una volta ogni tanto. Kanji, bene o male, possiamo un attimo tenerlo da parte. Tanto il caso è risolto, siamo a posto. Alle terme, sei venuto qui con Rise. Senti la voce provenire dalla vasca delle donne. Questo posto è bello, caldo e ampio, ma a stare da sola mi annoio. Ah, c'è anche l'eco. Dici che qualcuno potrebbe arrabbiarsi se mi mettessi a cantare? Oh, patatona. Senti che è il momento ideale per il discorso profondo con Rise. Decidi di parlare del futuro. Il futuro vorrei stare con te e... Oh, non è questo che intendevi? Va bene. Ok, cosa è cambiato? L'assalto aumenta. Questa cosa di aumentare il livello d'attacco non è male, anche perché... Cacchio, se ci dà un bel bonus, secondo me, ne vale tutta la pena. Oh, eccoti. Puoi lavorare come custode. Ok, sì, potrei lavorare come custode. E quanto manca alle piante? 7 giorni. Vediamo intanto la statuetta come sta qui. Dio mio. Belline però. Ok, non c'è in giro nessuno. Andiamo all'ospedale. Si rafforzerà presto. Dai. Oscar-sama. Allora, corridoio dell'ospedale, buie silenziosi. Senti un rumore, ti caghi addosso, ma aumenti il coraggio. Ancora o non abbastanza, ovviamente. Oscar-sama. In una stanza vuota dell'ospedale municipale di Naba. Sayoko ti ha trovato e ti ha portato qui. Sayoko non dice nulla. È successo qualcosa? Smettila, all'improvviso credi di essere diventato un consulente? Come? Scusami, non ha senso sfogarsi con te. Ho appena ricevuto una telefonata dall'ultimo ospedale dove ho lavorato. Il mio paziente è morto. Era ancora un bambino. Diceva sempre di voler andare a scuola, ma non ne ha mai avuto la possibilità. Sai, si era perfino dichiarato a me. Gli dissi che ci avrei pensato su quando sarebbe cresciuto. Però mi sono dimenticata di lui. Dopo il trasferimento qui ho avuto molto da fare. Di tanto in tanto mi capitava di pensare a lui, ma alla fine l'ho dimenticato. Per tutto questo tempo lui ha lottato per sopravvivere. Che sto facendo? Non può essere colpa tua. Devo farlo, non posso farne a meno. Perché mi sono trasferita? I pazienti che guariscono mi abbandonano, ma questa volta sono stata io ad abbandonare un paziente. Avrei potuto fare qualcosa, ne sono convinta. Sayoko sembra tormentata. Meglio lasciarla in silenzio. Se proprio vuole, ci dice lei qualcosa. Scusami, sono contenta che tu sia venuto. Sayoko sorride vulnerabile. Senti che Sayoko si fida di te. Livello 6? Perfetto. Beh, Sayoko. Lo farò. Deve esserci qualcosa che posso fare. Qualsiasi cosa. Ciao. Ciao anche a te. Pagami però, mi raccomando. 6.500 yen. Venerdì ed è di nuovo festa. Incredibile.
Che festa è? L'equinozio d'autunno, non si va a scuola, non puoi fare altro che attendere Naoko. Naoto. Sempre coi Power Ranger tu, eh. C'è qualcuno oggi? Allora, c'è Kanji, c'è Marie, c'è Rise. Perfetto. Rise che tra l'altro siamo al 7. Perfetto. Siamo quasi alla fine. Nonostante Rise sia sicuramente un bel personaggio femminile e probabilmente anche un'ottima romance, a parte il fatto che siamo con Chie, io non riesco a sceglierla. Cioè la scegliere veramente come una piccola ragazza da aiutare tutto il resto, ma non so se la sceglierei effettivamente come fidanzata. Poi ovvio che nella realtà dei fatti, se tu vedi una ragazza del genere, sicuro te ne innamori, sicuro. Ma in questo contesto non ne sarei totalmente convinto. Se sei libera potremmo uscire. Non è ancora pronta però. Ai, tesoro, che barba. Sembra un po' giù. Eh beh, tesoro, non è colpa mia. C'è di nuovo Adachi, ma non è disponibile. Ah, c'è la vecchia però. Eh beh, cazzo, a scegliere fra Risa e la vecchia e finiamo a scegliere la vecchia, davvero? Sono veramente curioso di sapere quale sia la persona finale della morte. Oh, cielo, Star-chan, è un piacere vederti. Isano sorride dolcemente. Visto che possiedi Sama, si rafforzerà presto. Vuoi passare la giornata con lei? Dai. Io sarei felice. Isano sorride dolcemente. Oh Gesù. Tuttavia. Cosa? Più ti guardo, più mi ricordi lui. Aveva il naso un po' più in basso rispetto al tuo. Gli occhi erano più piccoli e aveva i capelli più corti. Era davvero un uomo attraente. Quindi non mi assomigliava affatto. Beh, il viso non molto in effetti, però forse le espressioni e la tua gestualità. Parlo di mio marito. Isano sorride dolcemente. Mio marito è morto di recente. Dimmi, sembra forse la morte? No, per niente. Capisco, non devi diventare la morte. Isano ha un sorriso malinconico. Senti di aver appena sfiorato il grande fardello che grava il cuore di Isano. Secondo me qualcuno le ha detto che il marito è morto per colpa sua e quindi lei per quello che pensa di essere la morte. Quando sto con te sento come se mi avesse perdonato. Non è assolutamente possibile però. Dopotutto sono io che... Lo sapevo. Ci vediamo presto, Star-chan. Sicuramente è morto, o comunque gli hanno detto che è morto per colpa sua, quindi lei pensa che... Però... No. Okay. Bentornato. Oggi può lavorare come custode all'ospedale. Ne vale la pena? Non lo so, andiamo a scoprirlo. Non è ancora pronto a rafforzarsi, ovviamente, però... Non possiamo fare altro se non farlo proprio per aumentare la possibilità. Coraggio aumentato, ma non abbastanza. Ottimo lavoro, ecco appunto. Mi parleresti dei progressi di oggi? Certo, ho pulito tutta questa stanza, sono stato bravo, lo so. Già. Senti che il vostro game si rafforzerà presto. Hai guadagnato 6500 yen. Non che al momento ne abbiamo bisogno, ma fanno sempre comodo avere lì da parte. Credo che vi parlerò della storia della matematica in Giappone, dunque. Il Giappone ideò la propria matematica, la Wasan, grazie alle influenze provenienti dalla Cina. Durante il periodo Edo, la Wasan si sviluppò tanto da rendere possibile il calcolo di 41 cifre del pi greco. All'apice della sua popolarità durante il periodo Edo, venne pubblicato un libro intitolato Math Girl. Evidentemente esistevano dei nerd anche nell'epoca. Peccato solo che era un libro esercitazione scritto da una ragazza. Anch'io ero una secchiona da giovane, mentre ora sono una noiosa casalinga. Oh wow. Il tempo è tiranno. Persino la Wasan è scomparsa. Cercare di fare soldi correttamente sembra proprio da stupidi. Comunque passiamo agli esercizi. Oh guardate, altri problemi pratici. Hai ascoltato la lezione intensamente. La mia conoscenza è già un massimo, quindi wow, grazie dell'aiuto prof. Dopo la scuola, tanto sicuramente sta cosa della Wasan sarà una domanda che ci faranno all'esame finale, sicuro. Kanji è libero. Oh che bello, grande Kanji. Bro lui. C'è anche Rise, però mi scoccia il fatto che dobbiamo perdere una giornata. Però se perdessimo una serata sarebbe un altro discorso. Se stasera Rise c'è, potremmo passare la serata con lei. C'è Yukiko e anche con lei dovremmo effettivamente passare del tempo. Allora amico Kanji, come stai? Ehi, Star Senpai, hai da fare? Sembra che Kanji abbia del tempo libero. Si rafforzerà presto. Dai. E vai. Kanji sembra felice. Sulla collina che sovrasta la città, Kanji ti ha portato qui dicendo di voler parlare al posto tranquillo.
親父の墓参り行ってきたんすよ。あは。初めててめえの意思で行ったっつうか。まあいろいろ報告もあったんで。E com'è andata? どうって。まあそのなんつうか初めてちゃんと親父と向き合えたなって気はするっす。ちょっと遅すぎたけど。Kanji ha un sorriso malinconico. 親父死ぬ間際に俺に言ったんすよ。男なら強くなれって。親父にまでめめしいやつって言われた気がしてずっと悔しかったっす。だから格好変えて自分から人寄せつけねえようにして賊をのしたりしてお袋守った気になったり犯人捕まえようとしたり。Un po' come Yosuke. Anche lui ha usato il caso a portarselo un po' per rafforzare se stesso. In modo sempre egoista, ovviamente. Tutti e due. Esatto. Kedo. 多分違ったんすよ。親父が言ったことの意味とは。強いってこと。まだよくわかんねえけど。てめえをごまかさねえでいいよ。Dai, che quasi evolvi la tua persona, forza. 趣味隠したり距離置くとかじゃなくて、どんな時でも俺のままの俺を貫いていこうって思ったんすよ。Bravissimo. それがテレビの中のもう一人の俺への答えだ。あの坊主みてえに受け入れてくれるやつが少しでもいいなら。Non hai solo lui, hai anche noi. Devi trovarti altre persone come lui o come noi. そうっすね。できりゃもっと分かってくれるやつ欲しいっす。じゃ。Kanji sorride timidamente. Percepisci la ferrea determinazione di Kanji. Vediamo. Livello 9. Dai, manca uno e anche Kanji diventa più forte. Il colpo mortale, esatto. Soda. Uchi no mise de oku koto ni shitan sio. Ore ga tsukutta amigurumi. In aggiunta, no? Ano bozu no kaachan toka mo すげえ気に入ってくれたみたいで。Mi fa piacere。わざわざ電話かけてきて、ありがとうって。やっぱ嬉しいですね。Dai, è bello quando qualcuno ti ringrazia per quello che fai, no? 材料買って帰るんで、ここで。Dai, vai。Hai salutato Kanji e sei tornato a casa。Ok, Rina-sai。No。おかえり。Io e te dovremmo chiacchierare, è vero, però a questo punto fare le piantine. Purtroppo ci fa perdere una serata, però perlomeno la recuperiamo in modo utile con Nanako. Almeno sotto quel punto di vista ci guadagniamo qualcosa, dai. E lunedì e martedì diluvia. Non sarebbe male, visto che a questo giro i soldi ce li abbiamo, se possiamo uscire la sera, di andare a comprare robe. Oh, chi mi chiama? Pronto? Sono io. Ti va di andare a fare shopping insieme oggi? Voglio prendermi qualcosa? No, non posso. Ok, allora ciao. È perché ho paura, come al solito, che sia un'uscita non utile. Vediamo chi è disponibile, se non c'è nessuno di utile. Proviamo a vedere se ha senso uscirci oggi. Ma c'è Teddy. Dio mio. Lo so già che tu vai in giro con i tuoi pattini. Potremmo finire Kanji, però aspetta un altro giro un attimo. Non c'era mica un lavoro che richiedeva conoscenza, giusto? O comprensione era? Richiesta comprensione. Hai accettato di lavorare come aiutante. Raggiungere la collina prendendo il bus dell'area commerciale se non piove lunedì, venerdì e sabato. Vediamo il tutor invece. Con alta comprensione. Ok. Questo lavoro richiede comprensione santo. Ok, allora niente, finiamo Kanji. Kanji, ciao. Ehi, Star Senpai, hai da fare? Si rafforzerà presto. Dai, voglio vedere com'è la tua evoluzione finale. Mi piacerebbe passare a casa tua. Perché? La tua stanza è portato Kanji in seguito alle sue pressanti richieste. Scusate. 急に行きたいとか言って。え、ミサルタどうぞ。いいかと思ったんで。ああ、その前に、俺、もう一つ分かったことがあるんすよ。ユティアーモ。こないだ、リセがうちの前通りかかって、ついでに中覗いてきて、俺の作った編みぐるみを、かわいいって言ったんで、俺が作ったって打ち明けたんすよ。ああ、し。したら、
Ma come? Kimoi. Teo. Ma giaccan kizutsuita nsu kedo. Ma rise. Ma non si fa. Shimai ni wa anta jitsu wa sugoi hito nan janai no tte. Sore wa sore de iigusa mukatsuita nsu kedo. Sore wa ma ii to shite. Ore wakatta nsu yo. Kouyu koto dattan janai kana tte. Tuo padre? 今までは諦めてたんすよね。周りの目が怖くて遠ざけて分かってくれねえのは仕方ねえってな感じに。でそれを傷ついても俺らしく貫こうって決めました。けどそれで分かってくれた人だけと付き合って他は遠ざけたまんまにするんじゃなくて、分かってもらおうって努力するってことを俺 全然してなかったと思って。え、questo è vero。però a volte anche provarci non porta risultati perché le persone sono merda a volte。俺、分かってもらう気なんてさらさらなくて。疑うならそれでいい。みてえな。けどそれで先輩やあの坊主や往復の2までとばっちりが言ったんす。俺が分かってもらおうって努力しなかったから。 Sì, in realtà ti avevano già giudicato, quindi anche volendo, Kanji sorride in modo forzato. Dakara ore ore rashiku ando ore o wakatte morao to omou nsu yo. Ci sta. Bravo. Kore senpai ni uketotte hoshii. È un animaletto? Vediamo. L'accetto carino. Kore ga ore no ore rashiku su. Che patatone. Ima wa hakkiri ieru ze. あのもう一人の俺は俺だって。 Bravo. Sono fiero di te. Vediamo come si trasforma. Con la sua forza di volontà Kanji ha accettato e superato le sue debolezze risvegliando il suo vero potere. Però sembra una persona di fuoco. Kanji è rinato Takemitumi Rokuten Mahou. Mahou è tipo signore dei demoni, no? Kore マジかよ. Già. そっか. これで俺も少しは強くなれた. Il tuo vecchio sarebbe fiero. 先輩は俺の恩人で. Cosa? 最高のダチコっすよ. Ah. Percepisci i sentimenti sinceri di Kanji, senti un profondo legame che ti unisce a lui. Livello 10. Quindi abbiamo Chie, Yosuke, Yukiko, Kanji, siamo a posto, a parte Rise che è la penultima arrivata, ma tutti i membri del gruppo della squadra fino ad ora, a parte Teddy che va davanti da solo, li abbiamo fatti. Son contento del risultato, dai. Tu sei il vero me, hai imparato la facoltà Odino. Oh! Eh beh, abbiamo Thor. Non vuoi avere Odino? Imperatore ha raggiunto il suo apice, legame non può essere compromesso, Odino, dio delle tempeste. La crescita del cuore di Kanji ha influenzato anche la sua persona. Voglio vedere, esatto. Evita vento, ci sta 78 di attacco, 30 di magie, 72 di resistenza, 47 di agilità, che era un po' quello carente. Però sembra una persona di fuoco così, Kanji. Non è male, però non ha più il senso dell'essere elettrico. Ecco fatto. E tra l'altro Kanji ormai è già a posto, quindi a parte la prossima evoluzione che ci sarà, perché se mantiene lo stesso, diciamo, senso di Persona 5, tutti avranno una terza evoluzione più avanti. Ma dai! Mi fido. Sei stato con Kanji più a lungo del previsto. Si è fatto buio, così hai salutato Kanji. Suonava male. Perché i tre puntini? Suonava male così, eh. Ok, Rinasai. Oh. Ah, ciao. Allora, tu, niente. Tu, nulla, perché ormai sei a posto. Le piantine, quanti giorni? 3. Vediamo se c'è Rise. Se non c'è Rise, torniamo a casa e leggiamo il libro delle piantine. Finiamo il libro. Vediamo. Yukiko, Kanji, Dojima, Chie, Marie. Oh. È vero. Chissà come sarebbe il rapporto di amicizia con Marie. Secondo me Marie è particolare sia in uno sia nell'altro caso. E con questo, giardinaggio.
Decidi di continuare a leggere il giardinaggio, il libro pieno di consigli per principianti per prendersi cura del proprio orto. Mentre sfogli le pagine pensando alle verdure succulente che potrebbero crescere, ti viene un'acquolina. Wow. Hai finito di leggere il giardinaggio, senti di poter far crescere meglio le verdure. D'ora in avanti il tempo richiesto per la crescita delle verdure dell'orto è ridotto di un giorno. Bene, forse dovresti piantare di nuovo uno dei tuoi germogli. Si può fare. Ma quello già piantato invece cambia qualcosa? Ok, io spero che stasera, esatto, ci faccia uscire. Ciao Teddy, sono andate via le ragazze e tu stai fissando dritto dritto quella là. Ah, senpai, ho paura, c'è qualcosa di spaventoso. I miei sensi di Teddy percepiscono il pericolo. Allarme rosso, ma è quasi ora di lavorare. Non posso fare a meno di passare da qui. Che posso fare? Metticela tutta. Va bene, ce la metterò tutta. Aspetta, cosa dovrei fare? Continua a non capire. Ma cavoli, questo è peggio delle ombre. Ah, è orribile. Porello. Mi sto innamorando di lui. Avanti, vieni da me, non essere timido. Oggi non mi sfuggirai. Ti sei innamorata di lui alla fine. Mamma mia quanto ti odio. Ma non per lei, lo ripeto. È per i suoi modi. Allora, Yumi ho visto che non è pronta a rafforzarsi. Quindi aspetterei un secondino. Anche perché la dialettica al momento non è la nostra priorità. Ci servirebbe la comprensione, d'altro canto. Kanji è a posto. Ai non c'è. C'è lui, perfetto, ma oggi piove e non credo che conti, vero? Ah, Star-san, buon pomeriggio. Piove? Quando è così delle consegne si occupa mio padre. Quindi io dovrei badare al negozio, ma non me la sento molto. Resterò qui finché non mi sentirò pronto. Oh, scusami, non deve essere piacevole sentirmi lagnare. Ah, non ti preoccupare, la tua situazione è difficile. Molte persone dovrebbero capirla. Dovrei provare a leggere il libro di Aya. Se stasera abbiamo la possibilità e continua a piovere, farei così. Usciamo, compriamo le armi già adesso, anche se non sono sicuro della loro, diciamo, utilità momentanea. E poi torniamo e leggiamo il libro, così aumentiamo anche altre statistiche, che in teoria è la conoscenza, ma anche quello ormai ce l'abbiamo al massimo. Rapporto con la volpe, club culturale. Allora, se non fosse che tornando a casa perdiamo il pomeriggio, io andrei anche a casa a fare quel cacchio di modellino. Quando è così non so mai come completare la giornata, ti giuro. Va bene, facciamo così. Adesso passiamo il tempo con lei, così recuperiamo un attimo, visto che è rimasto un attimo indietro. Stasera vediamo se possiamo uscire. Capisco, allora stai lavorando sodo, eh? Yumi abbozza un sorriso. Scusa, ma dovrei andare alle prove da solo. Devo andare in un posto. Magari faccio un salto, se riesco. Lo so, Yumi. Voi purtroppo, non mi servite più, perché tanto la dialettica siamo a posto. Ho dovuto parlare con una bambina della madre morta, vedi tu se mi serve un club di teatro per quello. In un corridoio dell'ospedale municipale di Inaba. Già. Hai parlato un po' con Yumi abbattuta. Senti che il vostro legame si rafforzerà presto. Lo so, purtroppo poco ci potevi fare stasera. Oh, eccoti. Oggi sono andata a fare compere, il frigo è pieno di cose da mangiare. Brava patata. Allora, perfetto. Abbiamo la sicurezza di una cosa. Tutte le armi che abbiamo al momento, il ragazzo su alla scuola non gli servono. A meno che non sia una cosa temporale, nel senso tipo, tu hai una roba e adesso non te la chiede, ma fra due mesi te la richiede. Quindi io vado sul sicuro e queste cose le vendo. Anche se per esempio le ossa, le trote, ci danno un solo yen, quindi ciuccia. Abbiamo speso un sacco di soldi. Meno male che sto giro ne avevamo. In pratica ho speso tutto quello che ho guadagnato dandogli a lui materiali l'altra volta. Almeno ci siamo levati questo pensiero già dalle scatole adesso. Stavo pensando, effettivamente, piuttosto che leggere, potremmo finire quel maledettissimo modellino. Solo per voi, scudetto fatale. Per uno, la felicità a domicilio. Che meraviglia, non crede ai miei occhi. Ho appena finito di comprare. No, Tanaka. Cibo dietetico per 8. Più uno strano boccone per 8. Va bene, proviamola. Ho farmato i soldi per quello, dai. Almeno la tentiamo. Ti odio, Tanaka. Più che altro mi chiedo se lavorare al modellino con la pioggia ci dà qualche bonus. La tua diligenza è aumentata. Non mi ha dato nessun bonus. Sai che non ne valsa la pena in realtà. Ecco, chi è che arriva? Ecco.
Oh, è il cielo che ti manda. Risa si è infilata a forza sotto il tuo ombrello. Mi sembra una scena già vista. Ah, stupido vento. Avevo appena comprato un ombrello e si è già rotto. Però non tutto il male viene per nuocere, direi. Ehi, senpai, se non ti avvicini un po' di più ti bagnerei la spalla. E nessuno pettegolezza su questo su questa cosa che è appena successa? Sono più sexy da bagnato, baby. Wow, non riesco a credere che tu l'abbia detto davvero. Evita di parlare così davanti agli altri, risulteresti inquietante. Wow, lei che mi dice una roba del genere? Il mondo è assurdo. Ah, questa umidità è una piaga per i miei capelli. Li ho stretti parecchio per via dei recenti servizi fotografici, quindi sono davvero fragili. Per fortuna che torniamo indietro nel tempo. Mi aspettavo che mi arrivasse un'interrogazione. E non sta più piovendo, stranamente. Yumi. Eccolo perché non veniva più, perché avevamo un rapporto un attimo sbilanciato. Sono solo stanca. Ah, giusto, oggi abbiamo le prove. Ho paura. Scusa, quando ti vedo mi viene da abbassare la guardia. Ci vediamo. Patatona. Sì, se non c'è nessuno, penso che passerò del tempo con lei e... Back in time. Fanculo il modellino e fanculo l'essere sexy. E fanculo anche a te, Tanaka, anche se so che è una fregatura. Però almeno i soldi li abbiamo, tentiamola. Magari è buono per davvero per una volta. Questa qua del cibo non è male. Però questa degli insetti al momento ci dovrebbe essere più utile. Dovremmo probabilmente metterci a catturarli prima o poi qualcuno. Diligenza aumentata. Proviamo a dire quello che pensavo anche io. E se girassero delle voci? E allora? Che problema c'è? I pettegolezzi non mi spaventano se riguardano noi due. Rise ti lancia uno sguardo intenso. Niente ammiccatina in più? Cavolo, se questo ci aumentava di poco la nostra amicizia con lei era perfetto. Riguadagnavamo i punti persi in pratica.